Nuovo appuntamento con lo spazio informativo di Caffè TV 24. Apriamo questa nostra edizione con la cronaca. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Miris a Teglio Veneto all'interno di un'abitazione per un principio d'incendio. Questa mattina, intossicati per aver respirato del fumo, un ragazzo e la madre. I pompieri accorsi da Porto Gruaro con due automezzi hanno prontamente spento le fiamme, mentre il minore e la madre sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM. Danni da fumo a tutta l'abitazione. Le cause delle fiamme sono ora al vaglio della squadra intervenuta sul posto, anche i carabinieri. E nel tardo pomeriggio invece di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 47 all'altezza dello svincolo di Romano Dezzelino per l'incendio di un'auto, illeso ovviamente l'autista. Il conducente durante la marcia si è accorto che qualcosa non andava al mezzo, si è fermato ed è sceso mentre l'auto prendeva fuoco. I pompieri accorsi da Bassano del Grappa hanno spento con la schiuma l'auto, andata purtroppo totalmente distrutta. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono ora al vaglio della squadra intervenuta. Ancora controlli e sanzioni invece ai mezzi pesanti da parte della Polizia Stradale di Padova, questa volta a finire sotto il mirino dei poliziotti impiegati in specifici servizi di controllo ai mezzi pesanti sono stati due automobilisti. Il primo, un autista che trasportava carburante senza indicare di aver scaricato o non ripulito il vano cisterna del proprio mezzo per non aver rispettato le norme sul trasporto di merci pericolose imposte per tutelare la sicurezza agli utenti della strada, è stato sanzionato con una cifra pari a 167 euro. Il secondo autista, invece, ponendo in essere una scorta di un trasporto eccezionale, non era in possesso della documentazione di nomina a caposcorta, svolgendo così in maniera abusiva tale attività e violando la disciplinare tecnica che ne impone l'autorizzazione. Nei suoi confronti è stata irrogata una multa di 340 euro. Ha portato con sé, debitamente occultata in diversi ovuli poi ingeriti, della droga in carcere al rientro del permesso premio, ma l'incauto tentativo non è sfuggito agli attenti controlli della Polizia Penitenziaria di Verona. È accaduto lunedì scorso nel carcere, dove appunto a darne notizia è il sindacato dell'autonomo di Polizia Penitenziaria, SAPPE. Il detenuto, dopo il ricovero, espelleva 10 ovuli contenenti droga di tipo hashish. È stato arrestato e quindi condannato, dopo aver patteggiato, ad una pena di 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa. E questo è il risultato ottenuto grazie al monitoraggio dei coordinatori e dei poliziotti che lavorano all'interno delle sezioni detentive del carcere di Verona. Il SAPPE prosegue ancora dicendo di esprimere il proprio compiacimento al personale che ha operato a riprova della professionalità e dell'attaccamento al dovere delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, dell'Istituto Penitenziario Veronese, vero carcere di frontiera per le critiche condizioni operative e strutturali in cui operano e in cui purtroppo versa. Continua il lavoro di riqualificazione dell'area a ridosso di via 58esimo Fanteria a Padova, nei pressi del Prato della Valle, che coinvolgerà in pieno anche il vetusto stadio Appiani, cercando di ridare non soltanto il lustro di un tempo, ma anche a rimettere in moto un'attività nei luoghi che oggi sono praticamente in stato di abbandono, vicino ad uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città, come appunto Prato della Valle. Questa mattina a Palazzo Moroni, per presentare e illustrare alla stampa il progetto che dovrebbe aggirarsi con 1 milione di euro di investimento, l'assessore allo sport Diego Bonavina e l'assessore ai lavori pubblici Andrea Michalizzi. Vediamo. Sì, al via la riqualificazione di via 58esima Fanteria, una strada importante perché unisce il nostro sistema bastionato, le mura del Cinquecento, con Prato della Valle, passando per tanti punti di interesse, compreso gli impianti sportivi dello stadio Appiani del Monti e la Basilica di Santa Giustina. E faremo una riqualificazione complessiva dell'intera strada, andando a recuperare quella che è l'immagine storica di quel pezzo di Padova, ma con un occhio attento al verde e alla sicurezza stradale, oltre che
alla sistemazione dell'impianto sportivo. Quindi la strada sarà separata da un grande boulevard ciclopedonale, quindi una pista ciclabile in sede propria, in completa sicurezza, e anche gli attraversamenti per i pedoni. Un elemento di novità molto importante, questo progetto è stato realizzato raccogliendo anche i tanti spunti di dibattito che la città ha dato, recupereremo e stombineremo un pezzo di canale Alicorno. Così si recupera anche l'immagine della città delle acque, della città murata, e il canale che parte proprio dal bastione Alicorno e che con la sua acqua alimenta l'isola Memia e l'orto botanico e che anticamente passava di qua sarà riaperto. Così si recupera l'immagine di una strada con più verde, con il suo, anche la sua identità storica recuperata, con un'attenzione alla sicurezza stradale. Siamo già pronti e quindi già dalla prossima settimana possono partire le demolizioni della tribuna e poi da quest'estate inizieranno invece i lavori di riqualificazione. In un anno diciamo che tutto il lavoro fra il recupero dell'impianto sportivo e quello stradale sarà ultimato. È un progetto ambizioso di riqualificazione di un'area e di un impianto sportivo, con tutte le premesse che hai fatto giustamente, perché purtroppo tante volte sento parlare: ma la piani, perché non si torna a giocare lì? Ovviamente riferendosi al calcio padre, perché non è possibile, non ci sono le norme di sicurezza che sono cambiate nel corso degli anni, non ci sono i parcheggi, è un impianto sportivo cittadino che purtroppo presenta delle carenze, ed è uno dei motivi fondamentali per cui addirittura nel 1990 si è pensato di andare via dallo stadio a Piani. Oggi era una situazione obbligata quella di abbattere la tribuna est, abbiamo pensato di fare una riqualificazione esterna e interna che potesse veramente stravolgere l'area. Quello che è interessante per me come cittadino ovviamente è la parte esterna, ma come sportivo è chiaro che una tutela all'impianto in sé c'è stato, per cui lì verrà realizzato, al posto di quella che era questa tribuna pericolante e pericolosa, verrà realizzato questo terrapieno con dei posti a sedere che oggi sono quantificati in 200 posti, con ovviamente i bagni di pertinenza e quant'altro, proprio perché noi vogliamo continuare a vedere l'attività sportiva allo stadio Appiani. Oggi è occupata in maniera egregia da tutte le squadre giovanili del calcio Padova, ci gioca saltuariamente anche a San Precario, ma è uno stadio che per le competizioni di questo tipo secondo me è ancora un gioiellino, e quindi noi vogliamo continuare in quella direzione e riteniamo che questo sia un progetto se vogliamo vintage, se vogliamo, nel senso che torniamo al 1924 come vista della tribuna. E chi lo sa, può essere anche ipotizzato anche un piccolo ampliamento laterale, ma questo lo vedremo col tempo. Oggi ci focalizziamo su questo, che secondo me è una riqualificazione molto importante di una delle zone più belle della città. Presentati i dati relativi agli interventi e all'attività di soccorso alpino e speleologico veneto, 15% di persone in più recuperate nel 2022, aumento del 13% degli eventi. Continuano ad aumentare negli anni gli interventi di persone infortunate o in difficoltà sulle montagne del Veneto, 1182 nel 2022 gli interventi e 1333 le persone che sono state appunto soccorse. A fare il punto il Presidente del Soccorso Alpino Veneto, Rodolfo Serenati, il Delegato al Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi, Alex Barattin, e il Vice Delegato del Soccorso Alpino Prealpi Venete, Luca Nardi. Da segnalare l'elevato numero di persone illese recuperate, ben 569, la maggior parte a causa di imperizia, scarsa forma fisica, inadeguata attrezzatura e preparazione. Caduta e scivolamento sono sempre all'origine degli incidenti, mentre l'escursionismo è la disciplina maggiormente rappresentata. In aumento le emergenze sulle ferrate, i recuperi di vele e ciclisti su bici a pedalata assistita. Purtroppo la percentuale di persone assicurate è sempre molto
molto bassa, anzi bassissima, circa lo 0,6%. Sono state sottolineate anche le fondamentali collaborazioni con la Regione del Veneto, l'Assessorato alla Sanità e alla Protezione Civile, con i SUEM provinciali e con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che a volte sicuramente presentano anche dei conti carissimi. Si parla che un intervento con l'elicottero costi soltanto di carburante 120 euro a minuto. Rapporto pendolaria: sempre più sconcertante l'assenza della Regione Veneto per il trasporto ferroviario locale. Dal rapporto annuale pendolaria realizzato da Legambiente emerge puntualmente che, in modo anche sempre più sconcertante, l'assenza di stanziamenti o di fonte regionale a favore del trasporto ferroviario locale. Eppure gli indicatori che parlano di uno scenario fitto di disagi e disservizi sono evidenti, sia attraverso questo report che sulla base di denunce quotidiane degli utenti. È questo il commento del consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Trasporti, Jonathan Montanariello, che aggiunge proprio in merito alla vergogna delle condizioni in cui sono ridotte alcune tratte, come quella della Verona-Rovigo e della Rovigo-Chioggia, in vetta alla classifica delle peggiori a livello nazionale. Ho ripetutamente chiesto alla Giunta regionale un intervento incisivo, riscontrando un sostanziale nulla di fatto. Parliamo peraltro di tratte non solo non adeguatamente servite, ma che dovrebbero garantire, come nei casi della Belluno-Calalzo o della Trento-Bassano del Grappa, collegamenti con aree montane in particolare difficoltà logistica, fino a quando non cambiano le politiche dei trasporti in questa regione, la situazione sarà sempre peggiore. Parliamo del Partito Democratico, che ha bisogno di rinnovarsi, e questo è innegabile, dice Achille Variati, che sostiene Stefano Bonaccini alle primarie del Partito Democratico, che si svolgeranno domenica 26 febbraio anche in Veneto. Domenica migliaia di seggi saranno aperti in tutta Italia e si potrà scegliere il segretario. Vediamo. Il Partito Democratico ha bisogno di rinnovarsi. Questo è innegabile. E abbiamo l'occasione di farlo, concretamente, scegliendo il nuovo segretario nazionale del partito. Domenica migliaia di seggi saranno aperti in tutta Italia e si potrà scegliere il segretario. Io ho deciso di appoggiare Stefano Bonaccini, perché il rinnovamento dovrebbe partire proprio dagli amministratori, da coloro che giorno per giorno parlano con i cittadini, danno risposte concrete, non solo chiacchiere, e sono coerenti. Stefano Bonaccini è figura solida e valida. Sabato 25 febbraio una nuova manifestazione davanti all'ex Miteni a Trissino, nel Vicentino. Invito che rimane esteso anche ai cittadini, alle mamme, ai papà, ai bambini, ai ragazzi e ai nonni, con l'invito a scendere in piazza per chiedere la bonifica. Parteciperà anche il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale Veneto, Arturo Lorenzoni, che aggiunge lo stesso sit-in organizzato tra le altre associazioni da Mamme No Fas, Legambiente e la Comunità Vicentina per l'Agroenergia. Si terrà contemporaneamente dalle 14 alle 16 al Comune di Trissino e davanti a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale. Si è laureato oggi in storia all'Università di Padova il professor Giovanni Franco Zanon. Il professor Zanon è un nome noto a Padova, direttore della chirurgia pediatrica dal 2004 al 2014, è stato anche vicepresidente della facoltà di medicina dal 2005 al 2011. Nato a Sondrio, classe 1943, laurea in medicina e chirurgia nel 1970, si è specializzato in chirurgia generale, vascolare e pediatrica. Padre di due figli, Fani e Francesco, e nonno di tre nipoti, raggiunta la pensione, ha deciso di dedicarsi alla sua passione, cioè la storia, che lo porta quindi a laurearsi con una tesi che tuttavia non dimentica la dimensione medica della sua formazione accademica. Da studente universitario a Padova, ministro della Sanità in Guinea-Bissau, e il percorso formativo e lavorativo di un medico, tracce di cooperazione, è il titolo della tesi. Ad un anno dall'invasione dell'Ucraina, l'associazione Liberi Oltre le Illusioni ha deciso di organizzare un sit-in in diverse città italiane ed europee per sostenere la resistenza
Ucraina. Venerdì 24 e sabato 25 febbraio, in occasione del primo anniversario dell'invasione russa in Ucraina, migliaia di cittadini italiani da ogni regione e dall'estero si incontreranno nelle principali piazze delle città coinvolte per supportare quello che è il popolo ucraino contro l'invasione russa. In Veneto, sabato 25 febbraio, diverse piazze appunto ospiteranno l'associazione, scendendo in piazza con una serie di eventi, cortei, sitting e manifestazioni organizzate congiuntamente alla comunità ucraina. A Padova, in piazza Cavour, dalle 14 alle 17, a Treviso, in porta San Tommaso, dalle 10 alle 12, ad Este, in piazza Maggiore, dalle 10 alle 12, a Mestre, piazza Ferretto, dalle ore 15 alle ore 17, a Verona, invece, in piazza Bra, dalle ore 15 alle ore 17 e a Vicenza in Piazza delle Erbe dalle ore 10 alle ore 12. Il direttivo dell'associazione presieduta da Michele Boldrin spiega in una nota che nessun despota potrà mai riuscire a privare della libertà e la nostra democrazia. Ma altre manifestazioni si snoderanno lungo le strade della nostra città proprio sul tema della pace da cercare attraverso tavoli terzi. Vediamo. Domani è diciamo un anno che stiamo vivendo questa guerra in Ucraina, che gli ucraini sono coinvolti da questa guerra presente sul loro territorio, e domani anche a Padova vogliamo fare un punto su questo momento, e alle 18 davanti al Duomo ci sarà un incontro organizzato da Europe for Peace con tante realtà che parteciperanno a questo momento, che avrà poi un momento di fiaccolata che terminerà davanti al municipio con interventi delle varie istituzioni della nostra città. L'obiettivo è fare il punto, anche cercando un po' di togliere dalla polarizzazione o dalla semplificazione che purtroppo ha assunto questa guerra, in cui pare che non ci siano alternative al fatto di continuare a inviare armi, a tenere alta e a continuare questa escalation di violenza. Credo che dobbiamo continuare a chiedere in modo importante che ci siano dei tavoli altri, dei tentativi di colloquio, di dialogo anche sotteso, anche ci sono tante persone anche in Ucraina che chiedono questo e anche in Russia, e di questo dobbiamo essere consapevoli. La polarizzazione sicuramente non ferma questa guerra. Nella presentazione del bollettino socio-economico del Veneto di gennaio 2023, inviato dall'ufficio stampa della Giunta regionale del Veneto, il presidente Zaia trionfale annuncia Veneto da record con PIL a 4,2%, export a più 17,5%. È incredibile come si possa cercare di mascherare una sconfitta in una vittoria. Il dato riportato nel bollettino è assai preoccupante, quel più 17,5% di crescita dell'export deve essere confrontato con il più 21,2% dell'Italia nello stesso periodo, ma pure il dato 2021-2020 per il Veneto non è bello rispetto all'Italia, come appunto si è evidenziato. Si parla dell'Italia, non delle regioni limitrofe, con cui il confronto potrebbe essere ancora più amaro. Il più 4,2% di PIL del Veneto infatti è inferiore al 4,3% in più della Lombardia. Così parla il consigliere regionale Lorenzoni, portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale del Veneto. Si è svolto presso la Sala Paladin del Comune di Padova l'evento di presentazione dell'Associazione Radicali Padova al pubblico e alla stampa. Hanno partecipato all'incontro numerose realtà associative e politiche del Padovano, nonché il segretario dei Radicali Italiani Massimiliano Iervolino e la tesoreria Giulia Crivellini. L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto in vista dell'inizio delle attività appunto del Partito Radicali a Padova, durante il quale si è avuto la possibilità di illustrare le iniziative e gli argomenti su cui si vorrà focalizzare attraverso le attività dell'associazione. Questa mattina tutti i gestori del Servizio Idrico Integrato Veneto, insieme all'ARPAV e alla Direzione Salute e Prevenzione della Regione del Veneto, si sono ritrovati per il loro incontro presso l'impianto dell'acquedotto di Villa Verla, luogo ideale per applicare sul campo la metodologia condivisa di valutazione del rischio nella fase di captazione, una sorta di collaudo della gestione del campo pozzi, prendendo in considerazione sia le condizioni di funzionamento ordinario
ordinario che quelle di emergenza. Un importante risultato che giunge alla sua concretizzazione dopo 4 anni di lavoro e confronti tra gestori idrici e realtà istituzionali. Nato anche grazie alla forza di coesione di Vivere Acqua, la società consortile che dal 2011 promuove la collaborazione tra i diversi attori impegnati nella gestione dell'acqua e quindi la gestione idrica. L'esito del lavoro congiunto è stato validato dalla Regione del Veneto, dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità. L'esperienza è stata anche un assoluto successo, un metodo di gruppo, e si è instaurata tra i diversi gestori del Veneto una rete di collaborazione strategica. È stato presentato questa mattina nella sede dell'AIL Padova, alla presenza del prefetto di Padova Raffaele Grassi, il murale a parete ispirato ai disegni dei bambini del reparto di oncoematologia pediatrica realizzato dagli studenti della Quinta G del liceo artistico Modigliani di Padova, diretti dalla professoressa Servello, per un progetto itinerante di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Il progetto consisteva nel riprodurre, trasformando e inserendo in una visione più ampia alcuni dei disegni fatti dai bambini ricoverati nei reparti, per elaborare un progetto che ricalcasse lo spirito operativo di AIL. Parliamo del gruppo del PD in Regione Veneto, sempre più scatenato perché dopo Formaggio, rauti di Fratelli d'Italia con foto a mano armata, deriva istituzionale raccapricciante. Dunque il consigliere regionale Gio Formaggio sembra fare proseliti dopo la sua immagine pubblicata sul sito e sui social istituzionali della giunta regionale. Ora anche la sottosegretaria, sempre esponente dei Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, si esibisce in pose armate imbracciando addirittura un mitra. Ci sembra una deriva raccapricciante la presa di posizione e dei consiglieri regionali del Partito Democratico che hanno sottoscritto appunto questa lettera: Giacomo Possamai, Vanessa Camani, Anna Maria Bigon, Jonathan Montanariello, Andrea Zanoni e Francesca Zottis. Sembra proprio che Albettone, in provincia di Vicenza, sia il paese dove il consigliere Gio Formaggio ha fatto il sindaco e dove risiede il titolare del poligono di tiro protagonista delle foto con entrambi gli esponenti di Fratelli d'Italia, e sia diventato questo l'epicentro ispiratore di una inequivocabile linea politica del primo partito di governo. Esprimiamo preoccupazione per una china pericolosissima che sdogana attraverso figure istituzionali l'uso delle armi e una cultura violenta, diseducativa e oscura che va ostacolata affinché, vista l'ipotesi trapelata nelle scorse settimane, non penetri proprio all'interno delle scuole a danno dei nostri giovani. Con questo abbiamo terminato anche la nostra pagina di informazione. Amici di Caffè TV 24, vi diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Vi rammento il nostro sito www.caffetv24.it, ma vi rimando anche a questa sera come sempre con la pagina di attualità riservata al nostro appuntamento del giovedì sera alle ore 21:10 con il Tarlo condotto dal collega Alberto Salmaso. È davvero tutto, buona visione dei nostri programmi.